posizionare in modo fisso una pedana per la ginnastica ritmica, e questo spiega anche perché a volte le azzurre soffrono un po' di infortuni o comunque di risentimenti a livello tendineo. Ma ripetiamo, per fortuna c'è il palazzetto di Desio che dà la possibilità 8 ore al giorno di far allenare le azzurre. Intanto è arrivata la Spagna con il punteggio cerchi e clavette di 13.620, dunque va a occupare buon'ultima l'ultima posizione. E adesso andiamo a vedere la Cina. Osservate soprattutto la grandissima plasticità di queste straordinarie ginnaste. La musica è Oakenfold dei Planet Apes, ci sono state delle imprecisioni, anche una caduta di attrezzo, però mi sembra, Isabella, che per quanto riguarda questo esercizio, che partiva da una difficoltà di 9,10 con valore artistico di 6,90, non si possa assolutamente dire nulla anche sulle capacità atletiche. Esatto, ed è anche un esercizio molto studiato da un punto di vista coreografico, loro hanno molti momenti di collaborazione e di novità anche. In alcuni punti forse, ma in parte lo richiedeva anche la musica, forse un po' statiche, nel senso che loro fanno la loro difficoltà, poi come vedi, ecco, si preparano e partono per quella nuova. Che sono tutti compartimenti stagni, esatto. Non è molto continuo, non è fluido come quello dell'Italia. Esatto. Cioè, mentre l'Italia ha comunque un crescendo e un'onda che non si può spezzare, perché assolutamente ne andrebbe poi di tutti i movimenti successivi. Sarebbe un'onda normale, purtroppo. Quello delle azzurre, quello delle avversarie delle azzurre, è invece un esercizio che in un certo senso ha delle pause, dove si possono anche commettere degli errori perché si può andare poi a un recupero, cosa che invece sarebbe molto problematica per quanto riguarda l'Italia. Questa, come vediamo, è iperdotata, ma...